Un documentario, una raccolta di poesie messe in scena ed un intervento musicale, tema comune Piero della Francesca. Questi ingredienti che andranno a comporre l'evento in programma per sabato 16 aprile alle 21:15 al Teatro Petrarca, dal titolo Piero, l'oro di Arezzo. Protagonisti della ribalta aretina per eccellenza, l'opera del regista Alessandro Perrella, che proietterà il suo documentario La leggenda della Vera Croce e le poesie tratte dal libro La conchiglia dell'essere della retina Patrizia Fazzi, il tutto condito dall'intervento musicale della filarmonica Guido Monaco. Io sono rimasta affascinata non solo dalla bellezza di queste opere, ma anche dal messaggio etico, spirituale che è raccontato da Piero, e quindi ecco che è nata questa esperienza di unire le parole, i versi, che sono qualcosa di molto scandito, con i particolari di ogni opera, con la musica, attraverso questa voce bellissima di Luca Biagini. Ho avuto, insieme a Patrizia, l'onore di proiettarlo al Expo, e alla proiezione si sono alzati degli accademici di Brera, che voi sapete, essendo la pala di Brera a Brera, si sono alzati e devo dire che hanno detto testualmente: mai tanta profondità e levità al tempo stesso di fronte a una cosa difficilissima di capire Piero. Le opere di Alessandro Perrella e Patrizia Fazzi saranno poi inserite all'interno della sezione cinema della mostra Piero della Francesca, indagine di un mito, a Forlì. Un'esposizione dalla notevole risonanza e dal grande richiamo in una città che non ospita però alcuna opera del maestro della luce e che quindi non può che far riflettere anche in terra aretina. Arezzo sta lavorando, e ci saranno anche altri eventi che non annuncio ovviamente oggi, legati a Piero della Francesca, e saranno resi noti a breve. Uno l'ha già anticipato un po' tra le righe Vittorio Sgarbi, la mostra del 13 di maggio di Morandi. Tuttavia ancora non l'abbiamo organizzata, quindi ancora non la posso rendere pubblica, però è una di queste. Poi ci sarà un grande convegno internazionale sulla musealizzazione di Piero della Francesca, quindi io credo che alla fine dell'anno, quando tireremo un bilancio, Piero della Francesca l'avremo onorato in maniera importante.